Festa di San Giovanni Bosco, educatore della pace. La pace interiore, ma anche la pace che è bene comune. Santo educatore. Si dice che Giovanni Bosco sia stato proprio un vero educatore della pace. A 14 anni inizia a sognare la pace, a progettarla. All'età di 9 anni un personaggio maestoso gli consiglia di correggere i suoi compagni indisciplinati con dolcezza e non con le botte. Da adolescente il suo compagno di scuola, Luigi Comollo, lo rimprovera per il suo temperamento irascibile, gli suggerisce di perdonare i suoi bulli. Al momento dell'ordinazione sacerdotale sceglie San Francesco di Sales, la personificazione della dolcezza, come modello e patrono della società salesiana. Crea un oratorio per dare la possibilità a dei ragazzi che vivevano ai margini dell'esistenza, quindi con esperienze di violenza, la possibilità di poter rispondere con la pace, di rispondere col riscatto, di rispondere con una possibilità di vita nuova. Si risponde alla guerra con una possibilità di una vita nuova che germoglia. E oggi Papa Francesco, nell'udienza sua consueta del mercoledì, ha rinnovato ancora una volta l'appello alla pace, e domani, 1° febbraio, è stata istituita con una legge la Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti del Mondo. Ecco, questa giornata delle vittime civili ci educa ad approfondire ancora di più il tema dei cosiddetti danni collaterali degli eventi bellici. La guerra distrugge tutto, distrugge gli ospedali, distrugge le case, distrugge i luoghi di preghiera, distrugge la vita quotidiana di ogni famiglia, di ogni uomo. Troppe vittime civili, e il loro grido di dolore possa toccare i responsabili delle nazioni e suscitare progetti di pace. Oggi Papa Francesco ci dice questo nella nostra preghiera. Vogliamo sapere questa sera di essere in un luogo caro, in un luogo importante, in questo santuario. Ringraziamo Libera, Azione Cattolica, ringraziamo Caritas Ambrosiana, il Decanato di Roglio, Blati, ciascuno di voi che questa sera è testimone del desiderio di pace, ed è una gioia ritrovarci in preghiera, in questo luogo che custodisce una fede vissuta. Ecco, l'amore di Dio, e lo abbiamo vissuto nei giorni del Natale, nel mistero dell'Incarnazione, non è un amore astratto, ma è presenza viva, tangibile, non è un cuore artificiale, è un cuore vivo. L'amore è un volto, è il volto delle tante donne. In questo luogo, al centro c'è proprio la Beata Vergine Addolorata, quindi chiediamo a lei, volto di una mamma che soffre, che piange il dolore del figlio, di intercedere per tutte le mamme che soffrono, che piangono, ma anche il volto di Gesù che piange rispetto alla città che soffre, rispetto alle guerre, Gesù che piange rispetto alla morte delle tante vittime delle guerre. Gesù non condanna, piange, affronta il male, non si sottomette al male, ma in ogni croce rivela il suo amore. Il nostro desiderio più grande è cercare l'amore. Noi tutti questa sera siamo assetati di amore. Dio ci dona e ci affida il seme della pace. Siamo seminatori di questa pace. Amare significa amare gli altri, significa custodire questo seme, gettarlo, piantarlo, farlo vivo questo seme nella nostra vita.
non c'è vita senza pace. E questo seme della pace è già presente in noi. E siamo qui per affidarlo a Maria, che intercede per noi. Maria, Vergine addolorata, il dolore di tanti, le lacrime di sofferenze dei bambini, delle famiglie, le lacrime che sono raccolte da Libera per le vittime delle mafie, le lacrime raccolte da Caritas nei suoi centri di ascolto e di solidarietà, le lacrime raccolte dai preti, dalle comunità di questo territorio, che il Signore possa asciugare queste lacrime, dare un senso alla sofferenza. Chiedere la pace non è un sogno per pochi, non è impossibile, anzi chiedere la pace è una scelta. La violenza segna la vita delle vittime, ma anche dell'aggressore, non risolve nulla. Desiderio di pace questa sera diventa preghiera, invocazione drammatica, ma il desiderio di pace diventa anche solidarietà. Come poter fare qualcosa? Nei tanti gesti di accoglienza, di prossimità, di tenerezza, anche nelle tenebre c'è sempre uno spazio per l'umanità, perché l'amore vince. La guerra distrugge, ma l'amore vince. Non smettiamo allora di aiutare chi soffre, non smettiamo di creare qualcosa che unisce ciascuno di noi all'altro. Don Tonino Bello diceva questo: incombe su di noi la dissolvenza in negativo del testo di Isaia che dice: forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci, e non si eserciteranno più nell'arte della guerra. Ogni gesto di pace che facciamo spuntare sulla terra è non solo un'anticipazione, ma il segno, l'immagine riflessa in un frammento di specchio, un'esperienza prolettica della pace scatologica. Ecco allora il sentiero di Isaia, quello acciottolato da questi frammenti speculari che riflettono la pace. Vogliamo anche noi vivere come Maria questo desiderio di pace. Maria corre verso Elisabetta, Maria che si impegna con premura, senza indugio corre. Affrettiamoci per la pace, corriamo verso la pace. Non ci saranno mai le condizioni perfette per la pace, ma ci sarà solo la scelta della pace, scegliere la pace, come Maria, senza indugi. Facciamo crescere il seme della pace, che richiede impegno, tenacia, creatività, fatica. Non c'è pace per noi senza la loro pace.